panina o panina pasquale è un dolce a base di pasta di pane, arricchito con uvetta, zafferano, spezie e tanto amore. Ci va un po' di noce moscata, un po' di cannella, sì, e il pepe. E un pochino di pepe. Sì. È tipica dell'Aretino e della Toscana. A svelarci tutti i segreti è la signora Rita, che ci accoglie in casa sua mentre la prepara con il figlio Lorenzo in vista della Santa Pasqua. Questa ricetta quante generazioni ha attraversato? Che io sappia, 4 generazioni tutte. Sì, dalla mia bisnonna, nonna, mia mamma, a me adesso, e la trasmetto anche alla mia nipotina. Gli ingredienti fondamentali sono le uvette, che devono essere grosse, tipo lo zibibbo o similare, e poi lo zafferano, che dà un sapore, un aroma particolare a tutto l'impasto, insomma. Tradizionalmente è cotta nel forno a legna, si consuma il giorno di Pasqua da sola o in accompagnamento a cibi salati come il salame e le uova sode. Perché una volta c'era il digiuno eucaristico, andavi alla messa, non dovevi essere digiuna, il giorno di Pasqua dovevi, tutti i giorni, digiuna, e quindi facevi la comunione, tornavi a casa che semmai erano le 10 e facevano colazione con questa panina insieme all'uomo benedetto. Qual è il ricordo più bello di quando era bambina? E noi ragazzi andavamo a togliere le uvette che rimanevano un pochino bruciacchiate per mangiarle, e ci davano le manate perché non volevano che si sciupasse l'effetto, insomma, cioè, sì, quello era subito da andare a mangiare l'uvetta. Una volta c'era il forno a legna che era in comunità con altri, e quindi si davano il turno, ognuno portava le sue panine o il pane, le panine a turno, c'era il forno che accendeva per tutti, quindi era un momento anche di aggregazione. Due i segreti che ci svela la signora Rita: impastare rigorosamente a mano e assaggiare prima di infornare. E quando la porta in tavola, che momento è per la sua famiglia? Le dico una cosa, la vogliono anche prima di metterla in tavola. Già si mangia il sabato sera, la mattina, e poi a pranzo viene data proprio come benedizione. Però difficilmente resistono a non prenderla prima, fino al pranzo. Sì, la mangiano prima.